Mio caro Hepburn, l'aria limpida e la finestra aperta mi invitano a scriverti. Per un periodo sono stato così occupato da mille cose che ho quasi dimenticato quando ti ho scritto l'ultima volta e se ho ricevuto risposta. Questa stagione più convincente mi ha richiamato ormai da settimane da alcuni capricci e dolenti chimere del tipo che gli uomini come te e me e alcuni altri, formando una catena di stazioni di Dio intorno al mondo, devono essere contenti di incontrare di tanto in tanto e combattere nel modo migliore possibile. Dal momento che sei stato qui, ho costruito alcune baracche di case connesse con la vecchia e allo stesso modo alcune baracche di capitoli e saggi. Ho orato e seminato e sollevato e dipinto e stampato e pregato e ora inizia un periodo meno movimentato per godere della tranquilla prospettiva delle cose da una grande piazza a nord della vecchia casa colonica. Non del tutto ancora, però sono senza qualcosa di urgente da sbrigare. La balena è solo per metà in stampa. Per questo, stanco per il lungo ritardo degli stampatori e disgustato dal caldo e dalla polvere della fornace babilonese di New York, sono tornato in campagna per sentire l'erba e terminare il libro sdraiato su di essa, se possibile. Sono sicuro che perdonerete tutto questo parlare di me, perché se io dico così tanto su questa testa, di sicuro tutto il resto del mondo pensa a se stesso 10 volte tanto. Parliamo, e se mostriamo tutti i nostri difetti e debolezze, perché è un segno di forza essere debole, riconoscerlo e buttarlo fuori, non in maniera arrogante e ostentatamente, però, ma incidentalmente, senza premeditazione. Ma io sto cadendo nella mia vecchia fobia, la predicazione. Sono occupato, ma non lo sarò molto a lungo. Venite a trascorrere una giornata qui, se potete e volete. Se no, rimanere a Leno, e Dio vi dia lunga vita. Quando sarò abbastanza libero dai miei impegni attuali, ho intenzione di costringere me stesso a fare un giro e una visita a voi. Tenete pronta una bottiglia di brandy, perché ho voglia sempre di bere quella bevanda eroica quando parliamo di inutili questioni ontologiche insieme. Questa è una lettera piuttosto folle per certi aspetti, me ne rendo conto. Se è così, attribuiscilo agli effetti intossicanti di quest'ultimo fine di giugno, operanti su un temperamento molto suscettibile e debole verso l'avventura. Vuoi che ti invii una pinna della balena come assaggio? La coda non è ancora cotta, anche se il fuoco dell'inferno, nel quale l'intero libro sta grigliando, potrebbe non irragionevolmente avere cucinato tutto prima di questo. Questo è il motto del libro, quello segreto. Ego, non baptizo te in nomine, ma scopri il resto da solo. Herman Melville.